Il 14 luglio 1951 la quiete della campagna inglese viene scossa da una notizia. A Silverstone si è compiuto un delitto epocale. Con la complicità di un temerario argentino, infatti, un duro italiano si è macchiato le mani del sangue della propria madre. È la traduzione, in termini sensazionalistici, della prima vittoria della scuderia Ferrari in Formula 1, prima di 238 su 1.008 gare di partecipazione, un record assoluto tuttora imbattuto. Quel giorno, quel 14 luglio 1951, Enzo Ferrari assistette alla trionfale cavalcata del suo pilota, l'argentino José Froilán González, che trionfava a spese della madre sportiva di Ferrari stesso, la gloriosa scuderia Alfa Romeo. All'interno dell'Alfa Romeo, Ferrari era stato allevato come uomo, prima che come uomo di sport. Iniziò da pilota e diventò responsabile della squadra corse, fino a che non decise di staccarsi e creare la propria scuderia, quella che tutt'oggi porta il suo nome. La frase "Oggi ho ucciso mia madre" fu pronunciata da Ferrari stesso a caldo, proprio a commento di quella gara. E fu quasi profetica del fatto che a quel giorno una leggenda, quella della Ferrari, stava nascendo, mentre un'altra, quella dell'Alfa Romeo, stava lentamente tramontando. In questa storia di albe, tramonti, leggende e tappe di viaggi pluriennali hanno un'importanza fondamentale le madri. Si è già detto della madre sportiva, e forse molti conosceranno la storia della madre di Francesco Baracca, l'asso dell'aviazione, che donò a Ferrari il cavallino rampante da apporre sulle proprie vetture. Ma forse pochi sanno che fu la madre di Enzo Ferrari, quella vera, a consentirgli di finanziare la sua scuderia nascente, ipotecando la casa di famiglia, l'officina paterna, che oggi è un museo, e anche a insistere affinché la nascente scuderia si chiamasse Ferrari, col nome di famiglia, come Bugatti e Maserati, intanto per rimarcare di non essere da meno. E poi quasi a sottolineare che era un fatto di sangue il fatto che la loro famiglia e la famiglia dell'automobilismo erano legate indissolubilmente. Perché se della famiglia di Ferrari ricordiamo il fratello Alfredo, il figlio Dino, del quale porta il nome una delle più celebri Gran Turismo della fabbrica, la Ferrari Dino, oltre che l'autodromo di Imola che si chiama Enzo e Dino Ferrari, il figlio Piero che oggi rappresenta la famiglia nel CDA. Non possiamo dimenticare che Enzo Ferrari ebbe per fratello il grande Tazio Nuvolari, il modenese volante, per madre l'altrettanto grande Alfa Romeo, e per figli tutti quei giovani piloti che si sono seduti in 90 anni di storia al volante di una Ferrari, spesso trovandovi la morte. Ma il viaggio di Enzo Ferrari come pilota inizia un po' più indietro. Per viaggiare nel tempo ci servirà però un triangolo magico.